Ehi, Chase! Come farai a battermi nella grande gara se non ci riesci neanche nella gara di prova del Mega Garage? Talento, Elliot! Puro talento! Andiamo, Chase! Ehi, ehi! Vi do il benvenuto nel mio canale, cari G-Piloti! Sono Maria G e vi parlo dalla gara più grande di sempre! Questa gara è così grande che ci vorranno ben 3 giorni prima che finisca. A Hot Wheels City si prospettano 3 giornate di vero spasso. Rivalta! Il Mega Loop! Il Salto Impossibile! E il Rettilineo, in cui si finisce in uno scontro tra pilota contro pilota e auto contro auto. E qual è il premio per il pilota che verrà incoronato il più veloce del mondo? Beh, lascerò che il sindaco Chen di Hot Wheels City, che è davvero fantastica, ve lo dica di persona. Ti ringrazio, Maria. A parte il diritto di vantarsi, il premio è questo. Vi presento l'unica e sola chiave delle meraviglie di Hot Wheels City che permette di sbloccare tutte le meravigliose potenzialità della nostra città. Avete sentito? Sarò io a vincere quella chiave. Vincere? No, ma te la farò tenere in mano dopo la mia vittoria. Non so di cosa stai parlando, Chase. Potranno vincere o i miei iniettori di carburante a scoppio oppure il modo di sfrecciare di Sofia. Esatto. Sognate pure, ragazze, ma la chiave sarà mia. Ho già comprato un bel portachiavi, guardate qui. E come riuscirai a battermi, Elliot? Hai sostituito il tuo motore con il Tetraflame? No. Nessuno potrebbe gestire quella potenza. Tocca a noi. Guardate che potenza quel motore in prima fila. Siamo pronti per la gara più grande di sempre. Fra 3 giorni scopriremo chi è il pilota più veloce del mondo. Ma per i primi 5 secondi sono tutti vincitori. Sì! Mi serve una scarica di velocità. È il momento di darci dentro! Tutte le ciambelle escono con il buco, quindi stai attento. Amico, ma che cosa significa? Non lo so! Mi state facendo venire fame. Ma di vittoria! Non ci posso credere! Un gorilla! Oh! Davvero? I gorilla! Oh, di nuovo! Questo gorilla non sembra contento. Finirà per distruggere la città! Dovremmo interrompere la gara? Non lo so, ma eccolo lì! Oh, state attenti! Sto volando! Elliot! Non posso fermarmi ora! Andiamo, tu in 1000, ti prego, devi farcela, devi farcela! Bella mossa, Elliot! Dobbiamo fermare quel gorilla! Sì, oh, non ci sarà nessuno ad applaudirmi quando vincerò. Se non lo fermiamo, non ci sarà più una città in cui gareggiare! Sono pronta per la sfida! Ultime notizie, G-Piloti! Se pensavate che la gara fosse la notizia più importante, sbagliavate! La notizia più importante di oggi è... un gorilla gigante sta attaccando Hot Wheels City!
Tornate indietro e guardate il migliore! Grazie per avermi presentato, amico! Avrò fatto molto prima di voi! Scusa, amica! Ma com'è non ha più scampo? Ehi! Gigante blu è peloso! È ora di tornare a casa! Questa volta sarà il cervello a vincere, Sofia! Attivazione del propulsore di carburante! Non mi prendi questa volta! Pesante! Attento! Ops! Scusate! Questo è il gorilla più forte che abbiamo mai affrontato! Uggi, piloti! La mia nuova amica, il sindaco Chen, mi ha appena detto che se la furia del gorilla continuasse, potrebbero annullare la gara più grande di sempre! Guida in un modo incredibile! Wow, è stato fantastico! Perché hai una buccia di banana nella tua macchina? Potassio, ti mantiene lucido! Ah. Dove sta andando? Al traguardo! Non se prima deve vedersela con me. Insieme al ringraziamento per aver salvato la città da solo... E noi non lo abbiamo aiutato. Il primo posto del primo giorno della gara più grande di sempre va a... Cosmic Coupé e il suo misterioso pilota. Nevard. Anche il suo nome è super forte. La gara di domani comincerà più tardi per riparare la pista. Forza, Hot Wheels City! Questo vi permetterà di avere tempo per imparare a guidare. Scusate, non ho potuto resistere. Grazie per aver tenuto il gorilla impegnato mentre arrivavo qui. Ah, figurati! E buona fortuna per domani! Buona fortuna? Ma se ci ha battuti, ragazzi? Tecnicamente non l'ha fatto. È arrivato tardi, ha sconfitto un gorilla gigante e ha vinto mentre io ero distratta. E la sua auto è uno sballo! È vero. È spuntato fuori dal nulla. L'ultimo che arriva al Mega Garage è soltanto una lumaca! Qualcuno si è dimenticato come mettere le marce, Speed! Ti permetti di parlarti in questo modo, Sofia? Io lascio che sia la mia auto a parlare. Il messaggio è arrivato forte e chiaro. Nevard! Non ditemi che sono in ritardo per il tour del Mega Garage. Certo che no, ci stavamo solo riscaldando per la gara. Aspettate un attimo, chi l'ha invitato? Io, Quinn. Che problema c'è? Non dirmi che sei invidiosa della tecnologia di Nevard. Diciamo più confusa.
Sofia, tu lo sai che io sono un'esperta di tecnologia, ma non avevo mai visto niente del genere. Fantastico! È incredibile proprio come avevo sentito. E wow! Il Tetra Flame! È uno sballo, vero? Oh, sì! A che cosa serve? A garantirci sicurezza e dare energia a tutta Hot Wheels City. Queste sono delle grandi prese d'aria personalizzate? Le ho fatte io. Come avete fatto a integrare gli impianti? Opera di Queen. È lei il genio della tecnologia. Ha persino creato un sistema di sicurezza. Io non ci capisco niente. Quello è un reattore a fusione portatile? Elliot, la tua password è il tuo nome. Ehi, Nevard, sarei felice di aiutarti a controllare i tuoi rapporti di cambio, i computer. Grazie, ma faccio da solo. Chi fa da sé, fa per tre, vero? Ehi, ehi, G-Piloti, sono la vostra Maria G e vi parlo dalla nuova fantastica stazione di polizia di Hot Wheels City con lo sceriffo Tony Ngiongo. Sceriffo, che cosa state facendo lei e la sua squadra per rendere la città più sicura? Dopo l'attacco del gorilla di ieri, abbiamo messo in sicurezza vari punti della pista. La riva alta, i megaloop, il rettilineo e ovviamente tutti alla stazione sono in massima allerta. La nostra volante è pronta ad agire e il team di comunicazione è pronto per una chiamata d'emergenza. Non so voi, G-Piloti, ma questa ragazza si sente già molto più al sicuro e pronta per godersi il secondo giorno della gara più grande di sempre qui a Hot Wheels City! Provate a raggiungermi! Andiamo! Coprimi le spalle! Passo e chiudo! È il momento di una bella spinta di nitro! Bella mossa, Queen! Però non sprecarlo tutto in una volta! Tranquillo, ne ho ancora molto! Ma che cos'ha sotto quel cofano? Oh no! Attenti! Ma cosa? Oh! Dentro! E lavoreremo insieme stavolta? Non voglio che accada come ieri! Accetto la sfida! Ehi, dov'è finito Cosmic Coupé? Ora non abbiamo tempo! Andiamo! E-L-L-I-O-T. Sono entrato. Grazie, Elliot. Ora devo entrare nel Tetra Flame. Serve una chiave. Quale chiave? Ah, quella chiave. La chiave delle meraviglie della città. Sei mio, brutto scorpione! Tocca a te, Twin Mill! Vado io, Chase! Come non detto! Non va bene! È troppo grande! Appunto la mia auto! Beh, è uno scorpione! Almeno non è un parabutus! Sono velenosi! La smetti con i documentari, Chase? Sono educativi! Forse è meglio continuare dopo! Qualcosa ha intrappolato lo sceriffo! Avete visto anche voi? È grande, ma molto maldestro. E noi siamo piccoli ma veloci.
Dovremmo essere in grado di intrappolarlo. Allora facciamogliela vedere. Aspettate, siamo sicuri che non è il Parababa quello che è? Ok, accetto la sfida. Mi hai mancato! Ah, non mi hai preso! Devi andare più veloce, Scorpione! Hai perso, bello! Fatevi indietro! Ci penso io! È stato incredibile! Non proprio. L'avete distratto per me. Sì, un bel lavoro di squadra! Più o meno. Ora, se volete scusarmi, devo proprio scappare. Figurati! E dove vai? Al traguardo! La gara! Non ci credo, lo sta facendo di nuovo! Non se deve vedersela con la mia Twin Mill! Mi dispiace, ragazzi, la vittoria è mia! Scusa, Speed, ma vincerò io! Ecco che arrivano i migliori, G-Piloti! Oh, incredibile! Twin Mill sta andando su due ruote! Questo secondo giorno della gara più grande di sempre è stupefacente! Cosmic Coupé supera Fast Fish e la pasta! Ma aspettate! Sembra che la pasta ti stia attaccando a Cosmic! Oh? Aha! Adesso sono tutti attaccati! Stanno facendo delle acrobazie fantastiche in questo momento! Ma chi riuscirà ad arrivare primo? No! Vince! Cosmic Coupé! Guardate per un pelo! È Cosmic Coupé, il vincitore del secondo giorno della gara! Incredibile! Sofia Speed con la sua La Fasta e Tooligan arrivano entrambi secondi! Meraviglioso! Fast Fish e Twin Mill invece arrivano al quarto e al quinto posto! Mi piacerebbe vederlo battermi in maniera corretta! Ehi! Non è colpa di Nevard se le creature giganti hanno attaccato la pista! Andiamo! Devi ammettere che è un po' strano! No! Il fatto che io sia arrivato quinto è strano! Non preoccuparti, c'è sempre domani! E questo significa un'altra possibilità di arrivare secondo dopo di me! Ehi, ehi, G-Piloti! Diamo un'occhiata alla vista dal mio drone del... primo giro dell'ultimo giorno della gara più grande di sempre! È Fast Fish a essere in testa! Ma guardate! Twin Mill non dà un attimo di tregua al suo migliore amico! Tooligan e Cosmic Coupé passano in testa! Ma aspettate! La fantastica Sofia, la maga della velocità, accelera con la sua La Fasta e diventa prima! Dovrà usare tutta la sua potenza se vuole spodestare Cosmic Coupé, il vincitore dei primi due giorni! Sì! G-Piloti, non so se avete visto quell'ombra, ma a me sembrava proprio un... Fammi indovinare, un dragone sputafuoco? Un dragone sputafuoco? Cosa? Io stavo scherzando! Oh! Qui si mette male? Oh no! Attenti! Guardate che unghie! Si chiamano artigli! Tu guardi... troppi documentari! Guardate! Il Mega Garage! Dobbiamo fermarlo! Ma c'è la gara! No, si tratta del Mega Garage! Ma io sto vincendo! Ci sono delle persone lì! Avete ragione, accetto la sfida!
degli pneumatici, scalare e siamo salvi! Ehi! Io guido le auto, non gli aerei! Non preoccuparti, Sofia, ti faremo scendere! Spero che tu abbia già un piano, Chase. Ci sto lavorando! Almeno non soffro di vertigini! Mi sbagliavo, invece sì! Dobbiamo farla rallentare! Spero che li abbia fatti gonfiare bene quegli pneumatici, perché le servirà fare un bel rimbalzo! Hai ragione! Davvero? Rimbalzo, pneumatici! Potremmo usarli per attutire la caduta! Andiamo! Sto precipitando! Spero che funzioni! Grazie a tutti! Ora che c'è? Il dragone sta attaccando la caserma dei pompieri! Mi sembra giusto! Loro sono quelli che si occupano di combattere il fuoco! Forza! Andiamo! Venga qui! Ma dove sono i pompieri? Si stanno occupando di un altro incendio ora. Andiamo! Andiamo a sconfiggere questo dragone! Con cosa? I tubi! Esatto! So che me l'avete già sentito dire, però... Ci serve una scarica di velocità, ragazzi! Questo non è il momento in cui Nevard dovrebbe venire a salvarci? Non mi fido di quel ragazzo! Neanche io! Andiamo, è fantastico! Avete visto quanto è forte il suo casco? Sì, ma stavolta tocca a noi! Ce la faremo, credeteci! Stai fermo adesso! Stai attento, spruta fuoco! Andiamo! Un regalo di compleanno squamoroso? Impacchettato per bene! Ma dove sono tutti? La gara! E per la tua guida eccezionale nella più, diciamo, insolita delle circostanze, ti consegno come premio la nostra chiave delle meraviglie di Hot Wheels City. La chiave che dà accesso a tutte le grandi potenzialità di Hot Wheels City. La chiave che può aprire... Grazie mille, Sindaco Chen. Le assicuro che la userò in maniera molto saggia. Eccolo qui! Vi è piaciuto il mio dragone? Niente male, vero? Il tuo dragone? Beh, sì! Tutti i cattivi hanno un dragone! Un giovane Draven? Ma com'è possibile? Dici sul serio? Nevard. Cioè Draven scritto al contrario. Pensavo che mi avreste scoperto. Tu sei un clone! Io preferisco modello nuovo. E con la chiave delle meraviglie, il Tetra Flame, creerò una nuova Hot Wheels City. La mia Hot Wheels City. Dante, dobbiamo andare. Al Mega Garage! Non riesco a credere di non essermene accorto! E io non riesco a credere che Nevard ci abbia mentito in quel modo!
A me stava molto simpatico. Perché era quello che voleva lui, Elliot. Ed era anche molto bravo a fingere, direi. Mi dispiace non averti creduto, Quinn. Sì, avremmo dovuto ascoltarti. Nessun problema, ragazzi. Ci siamo comunque guardati le spalle. Ciao. Esatto. Ora Nevard potrebbe distruggere la città. E io gli ho dato la chiave. Che cosa facciamo? Facciamo quello che ci viene meglio. Guidare. Avanti! Dobbiamo tornare subito al Mega Garage! Non me lo faccio ripetere due volte! Ehi, hey, G-Piloti! Sono Maria G con la G-Gara! Se vi siete appena collegati, Nevard, il misterioso vincitore della gara più lunga di sempre, ha svelato di essere il super clone super segreto dell'arcimalefico Draven! Ed è volato via dal Mega Garage su un dragone! Dico io, un dragone? Chi lo farebbe? Peccato che sia un cattivo. Ma rimangono dei grandi interrogativi. Perché Draven ha liberato il suo clone impazzito? Quali sono i suoi piani malefici? E cosa c'entra Mega Garage? Continuate a seguirmi, G-Piloti! Molto altro in arrivo! Scarica di velocità! Ho un garage da salvare! Spero solo che ci sia un garage da salvare. Chissà cosa ci ha fatto Nevard da quando... Scorpione! So che non abbiamo vinto la gara più lunga di sempre, ma sono sicuro che batteremo questa cosa. Allora facciamolo ancora! Serpentina! Ben detto, Elliot! È frastornato! Punto a quello! Attenta, Sofia! Badum! Ferma, Sofia! Eccolo che arriva! Vai! Fuori uso! Quel mostro avrà un mal di testa mostruoso quando si sveglierà. Già, meglio non farsi trovare qui. Beh, il Mega Garage è ancora in piedi. Sì, ma purtroppo anche loro. Sorpresi? Non pensavate davvero di batterli, vero? Vi piace quello che ho fatto qui? Non proprio. Perché, illuminato? Hai messo le mani nel mio sistema, Nevard? Direi che l'ho migliorato. Non hai mai capito la potenza del Tetra Flame? No, sei tu che non capisci la sua potenza. E ora ridaccelo da bravo clone cattivo. Io... credo fosse un no. Non finisce qui, Nevard! E invece sì. No, invece! Sì, e come? No, è... Sì, invece! No, invece! Ci serve un nuovo posto dove riunirci e formulare un piano. Sto ancora cercando di capire come si è intrufolato nella nostra vecchia base. Il sistema di sicurezza era tutto codificato. Non dirmelo. Era così complicato che ho dovuto scrivere la password su un biglietto. Beh, questo risponde alla mia domanda. Ora dove andiamo? Ehi, conosco un posto. Seguitemi. Non direi che un autolavaggio con enormi getti d'acqua è il posto migliore per apparecchiature elettroniche delicate. Ma lo farò andare bene. Dimmi cosa posso fare per te, Quinn. Grazie, Elliot. Ecco uno spazzolone. No. Una stazione di cambio istantaneo del colore. Una stazione colore. Mostra i colori alternativi che sono nascosti sotto la struttura molecolare della vernice.
Struttura, molecola, bla bla bla. Quello che è forte. È più forte di me. So cosa voglio per il mio compleanno. Io vorrei che scoprissimo come ha fatto Nevarda a potenziare il Tetra Flame con tanta facilità. A quanto pare dobbiamo chiarire qualcos'altro prima. E l'ultimo avvenimento del tutto bizzarro a Hot Wheels City riguarda la comparsa improvvisa di un immenso cono gelato nel bel mezzo dell'incrocio tra High e Star Street. Cioccolato. L'ultimo? Meglio dare un'occhiata. Con una scarica di velocità. Guarda laggiù! Sulle ruote! Furgoncino dei gelati! Un edificio è appena scomparso! Dobbiamo andarcene da questa strada! Lo sceriffo ha bloccato il passaggio! Anche più avanti! Un segnale di deviazione! Da questa parte! Ma cosa? Ok, chi ha mappato questa deviazione? È opera mia, temo! Draven? Sì! Ci hai intrappolati qui! Incastrarvi? Mi è sembrato l'unico modo per farmi ascoltare da voi! Perché dovremmo ascoltarti? Hai fatto tutto questo! È tutta colpa tua! Io non ho fatto niente! Sono solo tornato a Hot Wheels City! È il mio clone il responsabile! E chi l'ha clonato? Non saprei, ecco perché devo parlare con voi! Perciò non stai usando il tuo clone per distrarci mentre metti in atto un piano ancora più terribile! Oh, lo vorrei tanto, ma no! C'è un solo posto dove possiamo ottenere tutti delle risposte per questo strano avvenimento! Tutti? Vuoi forse dire che dovremmo fare squadra con Draven? È un tipo cattivo! Elliot, il nemico del tuo nemico è tuo amico. Almeno per un po'. Concordo! Se arriviamo in pista da sud, non sapranno mai quanti siamo finché non ci troveranno lì! Lasciamo l'elemento sorpresa! Lo adoro! Ehi, amico, gli stai svelando tutte le tue mosse segrete! Ne troveremo delle nuove? Facciamolo! Prendiamoli! O meglio... Questo dovrebbe essere il momento sorpresa! Ora dobbiamo solo... Ci servono delle auto più grandi! E forse una barca! Retromarcia! D'accordo! Questo è fisicamente impossibile! A meno che non ti connetti con qualche entità interdimensionale o con un genio! So quale sarebbe il mio primo desiderio! Più circuiti così! Che ne dite di parlare sulla terraferma? Pensavo fossimo sulla terraferma! Seguitemi! In questo passo abbiamo scelta? Dragone, non fare tardi per cena! Super squalo! Niente affatto, mica! Sai una cosa? Non si scherza con gli squali! Verrò a vedere! Perdermi questo super squalo in azione mi sta distruggendo! La pinna si avvicina in fretta! So che la mia auto si chiama Fast Fish, ma non voglio diventare mangime per pesci! È andato! Qualcun altro è terrorizzato? Sì? Pensavo di essere l'unico! Mi serve una scarica di velocità! Mac? E... Cheese! Grazie della spinta, Draven! Sopra e sotto! Grandioso! E adesso dov'è? Come ci riesce? Ho un'idea! Ma devo dare un'occhiata al Mega Garage!
Ok, mentre noi lo teniamo impegnato, tu e Draven unirete i vostri mega ingegni sul garage. Ci siamo! Sbrigatevi! La mia auto non è a prova di squalo! Diamo loro qualcosa da fare! Io penso al dragone, tu pensi al gorilla! Ci vediamo al salto impossibile! Ricevuto! Ehi, sputafuoco! Qualcuno odora di scimmietta? Draven, io e il mio grande amico blu stiamo arrivando! Ci vediamo lì con lo sputafuoco! Anche il tuo? Oh. Quello è un amplificatore tetra? Ecco perché l'intero edificio è incandescente! Sta usando il tetra flame per sottrarre energia a tutta la città! Dove lo stiamo portando? A una caccia al pesce selvatico! Scherzetto ad alta velocità! Grandioso! Spero che Quinn abbia trovato qualche risposta. Presto rimarremo senza carburante! E anche Hot Wheels City! Guardate! Sta letteralmente risucchiando la meraviglia di Hot Wheels City! Perché gli serve tutta questa energia? Non saprei, ma fa così caldo che potrebbero fondersi i miei sistemi! Starà usando un crioscudo per regolare la temperatura! Sì, ma i computer non vanno d'accordo con il caldo o il freddo eccessivi! Neanche gli squali! Geniale! Grazie! È un grande complimento fatto da te! Altrettanto! Ma alla fine di questa faccenda torneremo a essere nemici! Arci-nemici! Andiamo ad aiutare gli altri! Beh, è un po' strano! Sono il pilota più veloce di Hot Wheels City di tutti! Il secondo più veloce! Ne parliamo più tardi! Mentre insegue uno di noi, gli altri... lo colpisco. Il muso è il suo punto debole. Di colpo sono contento che guardiate Nature Network. Non possiamo continuare così per sempre. Già, io ho fame. Ho così fame che credo di aver sentito il furgoncino dei gelati. Hai ragione. Guarda. Grazie! Cos'è quella cosa? Il nostro furgoncino col super raggio refrigerante! Immagino che non ci sia del gelato lì dentro! Quinn è sempre pronta! Abbiamo un piano? Se riuscissimo a impedire allo squalo di uscire dal suolo... Posso annientarlo! Sfida accettata! Raffreddare lo squalo come ci aiuta esattamente? C'entra col fatto che gli squali sono ectotermi? Ma che cosa? Ectotermi? La loro temperatura corporea dipende dalla temperatura che li circonda. Se riusciamo a raffreddarla molto rapidamente, non riuscirà a teletrasportarsi sottoterra. Andiamo sullo Sky Pass! Buona idea! È altissimo! Dovrà fare un bel salto per raggiungerci. Vieni a prenderci, squaletto! Colpiscilo, Quinn, vai! Potete mettere in punizione Maria G, ma non potete impedirle di filmare! La gara G torna in azione! Che ne dite di non farci trovare qui quando si scongelerà? A qualcuno va del sushi? Magari più tardi! Abbiamo preso lo squalo, ma c'è ancora un altro pesce da friggere. Di quelli cattivi. Stiamo venendo da te, Nevard.
Sono io o la situazione è ancora più strana da quando abbiamo congelato Super Squalo? Lo sei tu! Testa in alto, letteralmente! Quello è Fritz, la mascotte del Parco delle Meraviglie! Com'è finito qui? Cosa ancora più importante, perché mai fare un Parco delle Meraviglie? Attenzione, cane robot! Aspettate, un cane robot? Non è certamente di queste parti! Sarà tosta raggiungere il mega autolavaggio se la viabilità non ci aiuta. Sembra di giocare a un videogame! Però sono abbastanza sicura che qui non abbiamo vite extra! Farà parte del piano di Nevard? Non lo sappiamo! Ha un amplificatore di Tetraflame in cima al Mega Garage, ma... Non sappiamo se i bug siano parte di esso o siano una conseguenza! G-Piloti! Che succede a Hot Wheels City oggi? Andava tutto alla grande, così mamma G mi ha spedito a fare scorta di snack. E di colpo le strade sono impazzite! Guardate questo enorme pallone da spiaggia! Scrivetemi in privato o in chat se sapete la causa di questa follia! Sta provocando una fenditura nel continuo spaziale! Cosa? Cosa? Come lo sai? I bug non provengono solo da Hot Wheels City. Sono cose che arrivano chissà da dove o da quando. Prendi lo squalo gigante. È una specie che si è estinta centinaia di milioni di anni fa. Piuttosto feroce per avere centinaia di milioni di anni. Nevard arriverà a qualcosa di ancora più grande pur di dominare tutta Hot Wheels City. Dobbiamo fermarlo. Allora ci servirà una scarica di velocità. Sfida accettata! Io ho sempre desiderato dirlo. Queste cose cominciano a infastidirmi. Almeno lo squalo è ancora congelato. Le ultime parole famose. Avremmo dovuto mangiare sushi. Lo squalo ci sta portando dallo scorpione. Lavorano in gruppo. Allora dobbiamo dividerli. Sì, mettendoli l'uno contro l'altro. Bingo! Tu pensi al gorilla. Attento, scimmione! Sto arrivando da te! Quinn, lo scorpione. Draven, il dragone. Mentre io e Sofia penseremo al Super Squalo. Allora, Chase, sei pronto per la sfida? Ci vediamo al parcheggio! Ci siamo quasi. Ti servono degli occhiali, gorilla? Adesso ti sto girando intorno! Acqua! Gomme a super trazione? Non mi prendi? Anch'io!
mio pungiglione? Te l'avevo detto! A questa esca per squali serve una scarica di velocità! È interessato Adamo, Lenza e Piombino. Wow! Guarda lì! Draven, come ci sei riuscito? Puntatore laser! I dragoni sono come i gatti su questo! Proprio il tipo di conoscenza che mi aspetto da un arcinemico! 1-0 per il cattivo! Siete troppo gentili, grazie! Odio fare la guastafeste! Ma lo scorpione e io siamo quasi arrivati e... e sta puntando ai miei pneumatici! Niente paura! L'uomo scimmia è qui! Eccoci! Ci siamo! Andiamo! Attenzione di sotto! Fatto! Grande! Scarica! In velocità! Questo è quello che chiamo... lavoro di squadra! Già! 4 mostri abbattuti! E manca solo un clone cattivo! Sì! E adesso... sbrighiamoci! Tutta la meraviglia di Hot Wheels City ora è nelle mie mani. È andato via! Eccolo lì! Ha costruito un tetracaricatore! È grave, molto grave! Ma mi è venuta un'idea! Ehi, ehi, G-Piloti! Sono tornata da quando Hot Wheels City è impazzita! Nessuno conosce i piani di Nevard in quella coupé truccata su cui sfreccia intorno a Hot Wheels City! Ma di certo sembra inarrestabile! Ah, ma aspettate! I nostri eroi Hot Wheels lo stanno inseguendo! Se c'è qualcuno che può fermarlo, è questa squadra! Forza, eroi di Hot Wheels, andate! Ora tocca a noi! Sono pronta! Sì! Vai, Sofia! È fatta! Sofia, ci sei riuscita! Abbiamo salvato Hot Wheels City! E tutta la sua meraviglia è qui! Sì, ma qui dove? Io direi quando. Siamo finiti qui. E dov'è qui? La nostra Hot Wheels City sembra diversa.
È Hot Wheels City in un universo parallelo. È così diversa. Un attimo prima cercavamo di fermare Nevard e subito dopo siamo qui. Ovunque siamo finiti, non ha importanza. Non possiamo permettere che Nevard la faccia franca. Oh, Nevard! Dobbiamo trovarlo e poi tornare indietro. Cosa? Eh? Nevard dovrà aspettare. Adesso... Serve una scarica di velocità. T-Rex in arrivo! Dobbiamo andare via da qui! Ho un piano! Al mio via, prendiamo tutti una direzione diversa. Buona idea! Non può acchiapparci contemporaneamente in 5 punti diversi? 3, 2, 1... Dove mi trovo? Ovunque tu sia, non sai dove sono io! Questa Hot Wheels City è molto più grande della nostra. Forse non è poi così diversa. Incontriamoci in qualche posto che conosciamo tutti, come al mega autolavaggio. Perché no? Ottima idea! Spero di trovarlo. Ci vediamo lì! Guarda un po' chi è tornato! Guarda dove metti le zampe! Oh! Quest'angolo non promette niente di buono! A quanto pare bisogna andare di retromarcia a Tunigan! E chi sarebbe quel bolide? Tutto bene? E tu chi sei? Queen? Non può essere! Io sono Queen! Ah, sì? Allora qual è il rapporto di trasmissione ottimale per motori turbocompressi indipendenti, eh? Che importa? L'unica cosa che conta è la velocità. Assomigli a me. Ma parli più come Sofia. Ok, questa zona mi è familiare. Il mega autolavaggio dovrebbe essere appena dopo... Oh! Wow! Ehi, chi ti credi di essere? Me? Non puoi essere me, perché io non farei mai una cosa simile. Perché no? È divertente! Non conviene molto se stai guidando veloce. Veloce? Allora parli la mia lingua. Dubito fortemente. Woohoo, sì! Wow! Il mega autolavaggio è uguale a quello del nostro universo! Non temere, ho fatto importanti aggiornamenti al software. Non penso che ci conosciamo. sì? Guardate qui! Ho una gemella nell'universo parallelo! La tua alter ego! Ce l'abbiamo tutti! Come vuoi! Ehi, a me piace! Aspettate, dov'è Elliot? Elliot? Chi mai vorrebbe sapere dove si trova Elliot in qualunque universo? È nostro amico. No, in questo mondo non lo è. In questo mondo lavora per un genio malvagio. Nevard. Che cosa?
Il clone malvagio! Un momento, come fate a sapere di Nevard? Lo abbiamo catturato usando il nostro tetraflame. Lo spieghiamo più tardi, dobbiamo avvisare Elliot, il nostro Elliot. Ok, ma prima bisogna trovarlo. Ci penso io! Oh, santo cielo! 3 coppie di gemelli! I cloni vanno così di moda. Ancora non capisco come siamo finiti in un universo parallelo. Immagino abbiate attraversato un tunnel spaziale di qualche tipo. Cosa ricordate? Nevard ha rubato il nostro tetraflame. E vi ha coinvolto in un inseguimento ad alta velocità che vi ha portato qui? E tu come lo sai? Pensavamo di aver intrappolato lui e le sue creature mostruose, evitando che finissero in un'altra Hot Wheels City. Abbiamo usato un varco d'accesso potenziato dal tetraflame per evitare che il malefico Nevard prendesse il controllo della nostra città. Speravamo di averlo fermato per sempre. Mi dispiace darvi una brutta notizia, ma... Nevard è tornato! Ci conviene trovare Elliot. Mi sembra di riconoscere questa zona. Forse sono vicino al mega autolavaggio. Wow! Questo è il mega mega garage. Ehi, ti piace? A chi non piacerebbe? Eh? Wow, wow, aspetta un attimo. Il tuo nome è Elliot? Cosa? Come? È pazzesco! Elliot è come avere un fratello gemello, anzi, meglio. Sì. Wow! Elliot, dobbiamo andare. Niente paura, Elliot. È uno dei nostri. Dei nostri? Sì. Tu, io e... Nevard. Appassionati di corse, miglior pilota in arrivo. Questo non è guidare, è follia. Dobbiamo trovare Elliot prima che cada nelle mani sbagliate. Ci servirebbe una scarica di velocità grande. Incredibile. Hai proprio ragione. Non riesco a credere che lavori con Nevard, Elliot. È un problema, Elliot? Dove stai andando? Mi sono appena ricordato che ho lasciato un cheeseburger nella lavatrice. Io sono più un tipo da burrito. Draven, è così bello vederti. Devi aiutarmi a far ragionare Elliot. Lavora con Nevard. Allora siamo in due. Aspetta, cosa? Puoi unirti a noi o... essere salvato? Woohoo! Per 1000 scommate! Non così veloce! No, no! Andiamo, Elliot! Ora che quel dinosauro è impegnato col malvagio Elliot! Non la macchina! Testa di dinosauro, sono io! Sono dalla tua parte! Fermati!
Sta parcheggiando sull'altro lato della strada. Il lato sbagliato. E come potete vedere, ho tutte le auto che avete sempre voluto. Il monopolio della magnificenza. Non è la cosa più bella che tu abbia mai visto? Notevole! A quanto pare ho un valido alleato! Ma ditemi, cosa è successo al mio gemello, il vostro Draven di Hot Wheels City? Il nostro Draven ha inventato il tunnel spaziale potenziato dal Tetra Flame che ci permette di viaggiare in universi paralleli. Sì, esattamente. Poi ha clonato se stesso in Nevard ed è partito in esplorazione. Il mio gemello è un genio del male! Sì, fino a un certo punto. Ma ora basta a parlare del passato. Sali sul tetto e vieni a conoscere il mio nuovo amico. Ok, ecco il piano. Team Super. I due Chase, Queen e io. Occhi aperti e dirottate. Noi terremo occupati i cattivi. E team dei migliori. Gemella Queen, Sofia ed Elliot. Raggiungete il mega garage e piazzate delle telecamere. Così potremo capire cosa fa funzionare quel posto e come fermare Nevard. Ma perché io sarei Gemella Queen e non Regina Queen? Perché hai perso a sasso, carta e forbici? Sei concentrato? Fantastico! Ragazzi, guardate un po'. Draven sta aiutando Nevard. È terribile. È del tutto prevedibile. Ehi, guardate laggiù. È Elliot malvagio. Sta andando al laboratorio di Nevard. Chissà cosa c'è lì dentro. Scopriamolo. Team dei migliori, pronti a entrare non appena la recinzione laser è disattivata? Fate attenzione agli amici giganti di Nevard. Ricevuto, sono pronta. Allora andiamo. Ti vedi? Dei fari! Veniamo a prenderti! Vai a prenderli. Il piano è riuscito. Nevard ha abboccato. I raggi laser sono disattivati. È la nostra occasione! E... siamo dentro! Ok, teniamo occupate queste creature più a lungo possibile! Oh! Pare che ve ne sia sfuggita una! Grazie del passaggio! Mi piace il tuo stile! Quando si dice mari e monti! Ho già visto questo pesce! Seguimi! L'importante è che non mi segua lui! Elliot! Per favore! Basta! Mi dispiace, Elliot. Dovevi pensarci prima di schierarti coi cattivi. Vorrei continuare a giocare con te, pelosone blu, ma abbiamo del lavoro da sbrigare. L'ultima che atterra il gorilla è un catorcio. Ha, ci sto! Prima a posizionare quelle telecamere vince? Ci sto! Fase 1 completata! Fantastico! Andiamo!
andarcene via! Squadra? Ricordate quando dico sempre che sono troppo forte e che non serve che guidi? Ritiro tutto!